nessuno di voi ha bisogno di quest'uomo. E le mie figlie amano così tanto intrattenersi coi forestieri. Se lascerete il mortale nelle mani del casato di Nicholas, io e le mie figlie lo torturerò. Che pazzo brutto! Voglio vedere! Quindi... E sveglia! Quindi... Chiudete quella bocca! Cosa? Dove? La vuoi spassare con lui in privato? Dov'è il divertimento? Lasciatemelo e creerò uno spettacolo che piacerà a tutti. Oh, che ridicolo! A chi vuoi che importi del tuo circo? Garantisco che l'omuncolo soffrirà in ogni caso. Sì, come no, e poi nel castello gli tagliate l'uccello, bla bla bla. Ho ascoltato le vostre ragioni. Alcuni di voi sono stati più convincenti di altri, ma ho preso la mia decisione. Heisenberg, il destino di quest'uomo è nelle tue mani. Madre Miranda, io non sono d'accordo. Heisenberg è solo un ragazzino e la sua devozione è davvero discutibile. Affidate il mortale a me e mi assicurerò che sia pronto. Chiudi quella cazzo di fogna e per una volta impara a perdere. Cercati la cena da un'altra parte. Ti conviene stare zitto, ragazzino. Lascia parlare gli adulti. Un ragazzino? Sei tu che fai sempre i capricci con Miranda! Non avresti responsabilità neanche se te l'attaccassero. Ah, cresci ancora e la tua testa forse conterrà il tuo ego! La mia opinione non conta. Silenzio! La mia decisione è definitiva. Non voglio discussione. Imparate a stare al vostro posto. Grazie. Signore e orrori! Grazie per l'attesa! Inizia lo spettacolo! Vediamo di che pasta sei fatto, Ethan Winters. Preparati! No, aspetta! Nove! Otto! Sette! Sei! Cinque! Quattro! Tre! Due! Uno! Scena! Stai forse cercando Rose? Sangue di uomo. Madre, ho catturato una preda per te. Siete così premurose, figlie mie. E ora? Vediamo un po'. Bene, bene, Ethan Winters. E così sei scampato ai giochetti di quell'idiota di mio fratello. Vediamo che cos'hai di tanto speciale. Sì, madre, sì, madre. Forse è un po' stagionato. Allora è meglio sbrigarsi a divorarlo. Ma madre, sono stata io a catturarlo. Calma, calma, ragazzi. Prima devo informare madre Miranda. Ma più tardi vedrete che ce ne sarà abbastanza per tutte. Tiratelo su. Aspettate. Ehi, ehi, ferme! Mettetemi giù! Oh, potresti pentirti di quello che... Ethan Winters. Lasciatemi andare! Ha, 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 ha,
Che cosa hai fatto a mia figlia? Madre Miranda, sono desolata, ma purtroppo quel mentecatto di Heisenberg si è fatto sfuggire Ethan Winters. Perché adesso è nel castello e sta dando del filo da torcere alle mie figlie. Quando l'avrò trovato? No, madre Miranda. Sì, certo che comprendo l'importanza della cerimonia. Non vi deluderò. Al diavolo la cerimonia! Quell'uomo la pagherà davvero molto, molto cara! Eccoti qui. Tutto questo a causa di una mocciosa che non è neanche qui. Che cazzo ne... Tu, miserabile egoista e ingrato, ti introduci nella mia casa. Con quelle luride mani ti permetti di toccare le mie figlie. E adesso cerchi persino di rubare le mie proprietà? Ma come osi? Cerca di goderti questa tregua, perché presto ti stanerò e ti farò a pezzi! Fa pure quello che ti pare. Cazzo! Non ti lascerò scappare! Ti ridurrò a brandelli! E non li vedrai mai più, tua figlia! Presto ti pentirai di aver profanato il casato di Mitrescu! È finalmente giunta la tua ora. È il momento di dire addio alla famiglia. Servirà a nulla! Oh, oh, oh.
Fanculo questo castello! Schifoso forestiero! Stupido omuncolo! Scappa pure quanto vuoi! Molto presto morirai! Vedi di comportarti bene. Tu hai rovinato tutto! Carmine, ossa, disperata!
Ora il tuo aspetto mostra quello che sei realmente, strega di merda! Sei spacciato! Maledetto!
Maledetta sarai tu!